Era il 7 ottobre del 1882. Giovanni Pascoli veniva trasferito a Matera per insegnare latino e greco al liceo classico Duni, dove rimase fino al 1884. L'esperienza materana toccò in modo profondo lo stesso poeta, che anche dopo il trasferimento continuò a mantenere stretti rapporti con i suoi allievi prediletti, Nicola Festa e Michele Fiore. A 100 anni dalla sua scomparsa, la città di Matera ha voluto rendere omaggio al letterato e al poeta nel corso di una cerimonia che si è svolta sabato mattina nella Sala Levi di Palazzo Lanfranchi e a cui hanno partecipato il sindaco di Matera Salvatore Adduce, il presidente della provincia Franco Stella, l'assessore comunale alla cultura Cornelio Bergantino, il preside del liceo classico Giuseppe De Rosa e il presidente della regione Vito De Filippo. Matera sta investendo gran parte delle sue risorse sulla cultura e su questa grande sfida di Matera 2019. Anche la presenza del Presidente del Senato in questa circostanza costruisce una nuova e più forte alleanza, noi speriamo a favore della Basilicata e di Matera per questo grande appuntamento al quale le istituzioni regionali tutte stanno lavorando con grande passione. È orgoglioso di aver ospitato o di aver dato i natali a tanti uomini della cultura italiana.